Unit 1, quindi iniziamo ad esplorare il manuale. In questa Unit 1 e anche altre volte nei miei manuali uso le prime di avvicinamento. È una sorta di leggenda, cioè noi andremo a sviluppare, come ti ho detto nell'introduzione, il tuo senso ritmico. E quindi in che modo lo faremo? Con diversi strumenti. Per prima cosa userò il piede, lo stomping bass, per farti sentire il tempo, ok? Invece che usare un click, perché nel click noi sentiamo il click che è fatto da un'altra macchina e quindi ti invito a utilizzare un metronomo. In questo caso mi serve per farti sentire che io cerco di avere un'indipendenza del piede rispetto alle mani. L'altra cosa sono, troverai nella leggenda, nella parte cartacea del manuale, un po' di suoni che quindi hanno bisogno di essere segnati in tablatura o in spartito in modo diverso. Questo è il muted right, cioè la mano stoppa queste corde, la sinistra, la left. Questo è il muted. Questo è il body right, ok? Questo è il muted left, nel senso che è un modo di fare muting che faccia rumore, ok? E questo è il body. Dopodiché tu avrai tutte le tue variazioni, potrai invece che farlo qui, ma lo vedremo in una lezione successiva. Quindi, ad esempio, noi avremo questo. Vedi? Io ho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma. Ok, quando userò questo sarà una parte più che lo chiamiamo pop o slap, ma lo vediamo più avanti. Quindi, la cosa più importante è che tu ti metta in condizione di poter battere il piede e poter possibilmente anche ascoltarlo, ma non hai bisogno di uno stomping bass all'inizio. L'importante è avere questa fisicità, ok? Che andremo ovviamente subito ad approfondire con degli esercizi molto mirati in Unit 2.